E allora, in questo video non si parla di Excel, non si parla di scommesse, progressioni, sistemi, metodi, ma si parla della app Boavida, nata principalmente come app, cioè principalmente nata all'inizio come app Pronopronti, perché era dedicata esclusivamente al sito qui Pronopronti. Poi invece è stata integrata man mano con altre cose, insomma, e quindi è diventata più che altro un contenitore di tutto quello che gira sui blog di Boavita, cioè i miei Excel Betting Store, Pronopronti, la pagina Facebook, il canale YouTube, adesso che sta avendo degli accessi per i tutorials, vabbè, e quindi insomma. L'ho lanciata qualche anno fa, ne sono state scaricate parecchie copie. E l'altro giorno, per puro caso, un paio di giorni fa, per puro caso, uno degli utenti mi disse che la voleva scaricare, però i link non funzionavano. Quindi andai a controllare questi link, effettivamente i link non funzionavano, non permettevano di scaricare o installare l'app. E quindi insomma mi sono trovato a sistemare questi link e mi è venuta voglia di ridarle un po' una sistematina. E quindi eventualmente per chi ha scaricato le vecchie versioni dovrebbe scaricare, aggiornare con la nuova, la 1.8. Anche se qui in alcuni post è stato pubblicato per esempio versione 3.7, 3.6, ho abbandonato questa numerazione. Ora ho dato l'ultimo aggiornamento, questo qua di venerdì 12 gennaio di oggi, aggiornamento versione 1.8 ed è l'ultimissima, quella che ho appena finito. Mi dispiace per coloro che mi scrivono che chiedono l'app iOS, non so come si dice per iPhone, ma purtroppo insomma il sito che uso per sviluppare l'app, per creare l'app, mi permette solo di farlo in Android e quindi per iOS al momento non è possibile, solo Android. Ok, quindi andiamo un po' a vedere anche per chi non la conosce che cosa fa questa app, che cosa contiene questa app, insomma, diamole questo è il mio cellulare, vabbè, diamole una visitina e vediamo un po' che cosa ci dà l'app. Questo è lo splash quando si apre, vabbè, ora aperto sulla pagina di ecco qua il menu. Questo è il menu, amici. Ora si chiama, non si chiama più Pronopronti, ma si chiama da oggi, si chiama app di Amici di Boavita. Cioè, siccome considero che si prende la briga di scaricare l'app, installarla e guardarsela, per me è un amico, e quindi insomma, ho pensato di chiamarla Amici di Boavita, così come chiamavo un gruppo su Facebook qualche anno fa. E quindi, vabbè, è l'app degli Amici di Boavita, cioè dei miei amici virtuali e non delle scommesse. Questo è il menu dell'app, porta i pronostici. Praticamente qui vengono riportati tutti i pronostici che pubblico. Insomma, poi ci sono i files dello store, cioè per chi non conosce tutte le strategie, metodi, file presenti sullo store, di tanto in tanto, no, di tanto, ma spesso in questa pagina trova insomma alcuni metodi che vengono pubblicati e quindi insomma che cosa fanno, se vincono, perdono, insomma. Vedete, questo per esempio è l'ultimo Triple Sure, che in effetti non è ancora manco disponibile sullo store. Abbiamo oltre l'under invece che è disponibile. Vedete, poi aggiornandoli vengono riportati che cosa hanno fatto. Il minimo e max che ancora non c'è, pure questo. O sono delle anticipazioni o sono dei file che già sono disponibili sullo store. Questo è The Win, che ormai tutti conoscete. Vabbè, e quindi c'è questo qua di
di farsi lo store, poi ci sono le multiple, quando ci sono le multiple interessanti le pubblico e quindi ve le ritrovate. Avrete sempre delle notifiche che vi arrivano, vi avvisano se ci sono dei post nuovi, insomma degli aggiornamenti. Qui abbiamo dei pronostici per quanto riguarda over 3,5, over 2,5, over 1,5. Questi non sono i miei, ma sono da fonti esterne, che comunque è una fonte abbastanza affidabile. Vedete, quando c'è very strong tip, è un tip affidabilissimo. Quindi, insomma, tenetene presente, un tip extra, cioè in questo menu qua. Vedete? Poi ci sono le novità, in effetti il catalogo delle ultime 25 novità sullo store. Vediamo se si apre, ecco qua. Non capisco perché non mi carica quella bella foto di Queen, ma perché in effetti prima nel feed precedente c'era il video e quindi non ha caricato l'immagine e mi resta così. Vabbè, comunque, insomma, questo è il catalogo di tutti i file, degli ultimi 25-30 file disponibili sullo store. È una vetrina praticamente dello store. Vedete? Sono tutti quanti e basta aprire, insomma basta cliccare, lo sapete, insomma, e vi vedete tutto il posto. Ok, quindi poi vediamo che cosa abbiamo più. Vediamo un po' con le novità dello store. Ah, poi abbiamo i video, vi arrivano i video e potete vedervi ovunque state, tutorial, presentazioni, anticipazioni. Questo è il menu degli avvisi e degli info, insomma, se ci sono degli aggiornamenti o altri avvisi o altre informazioni che voglio dare ai miei amici. Poi ci sono degli omaggi, chi scarica troverà questi due omaggi qua, il file bankroll e il file cash out, che sono due bei file, sono in omaggio, quindi scaricando l'app ve li potete installare sul vostro computer. E poi qui arrivano tutte le notifiche delle promozioni sullo store. Vabbè, poi ci sono i link alla pagina Facebook, quella di Pronopronti, il link al canale YouTube, il link al sito Pronopronti proprio, praticamente andate direttamente sul sito o sulla pagina o sullo store. Si apre il sito Pronopronti. E ve lo potete consultare. Andiamo a vedere che c'è più. Vediamo se riesco ad aprirlo. Caspita, Lina, eccola qua di nuovo un'altra volta. Questa è un'app che mi permette di gestire il telefono dal computer. Però è un po' lentina, però insomma tutto sommato, vabbè, questo sincronizza nel caso vogliate sincronizzare tutti i post. E poi ci sono le impostazioni, dove potete impostare la sincronizzazione, insomma queste cose qua, notifiche. E se volete not le notifiche, non le volete. E informazioni, questa qua, questa va guardata per vedere sempre se avete l'ultima versione. L'ultima versione adesso riporta 1.8. E si chiama Boa Vida, non si chiama più Pronopronti. Ok, solita tosse e solite scuse. Ok, insomma, è un'app che vi permette di avere un poco di stare sempre in compagnia eventualmente di tutto ciò che gira intorno a Boa Vida, per chi è interessato, ovviamente. Quindi, se volete, la scaricate al link che trovate proprio sotto la descrizione del video. Metterò il link nella descrizione del video e quindi chi non l'ha ancora installata se la installerà ed eventualmente. E accetto sempre consigli, suggerimenti. Se volete delle implementazioni che mi è possibile mettere all'interno dell'app, le metto. Insomma, non mi chiedete cose complicate perché con l'app riesco appena a fare queste cose. Insomma, quindi poi non ho molto tempo per dedicarmi anche all'app, quindi attualmente tutto quello che fa lo fa in automatico, quindi però se devo implementare qualcosa di estremamente
impegnativo, insomma. Ok? Comunque, accetto qualunque consiglio, qualunque suggerimento, ma anche critiche, ovviamente. Quindi, che dici? Scaricatela, non costa nulla, è gratuita. Inoltre, vi trovate due file insomma, gratis che sono anche piacevoli, sono comodi, sono due belle utility, insomma, vabbè. Nient'altro. Un abbraccio, un saluto a tutti voi. A presto.